Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di a tavola con Silvia. Scusate la voce da citofono, sono leggerissimamente raffreddata, è solo un raffreddore, giuro. Allora, che cosa andremo a fare oggi? Parliamo di cose importanti, di cose serie. Andremo a fare una bella porchetta. Un tronchetto, ovviamente, perché non ho il forno adatto per fare la porchetta intera, magari non ce l'ho. Quindi vi dico di cosa avete bisogno. Avete bisogno di un'arista, come vedete una bella arista. Questa saranno circa 2,2 kg più o meno, e di una bella pancettona, ok? Eccola qui. Vedete? Bella, Bella, molto. Allora, abbiamo bisogno di questo e di tante tante spezie, ma poi ve le faccio vedere nella seconda preparazione. La prima preparazione che dovete fare assolutamente, che ha bisogno di un paio d'ore di riposo, è questa: rosmarino, alloro e aglio, e olio. e olio ovviamente, l'olio buono, quello proprio buono buono. Noi abbiamo usato l'olio caro, che comunque è veramente un olio molto buono. Allora, di cosa dovete essere insomma, ecco, quali ingredienti sono in particolare? Rosmarino, un bel po', diciamo 4 rametti, 5, insomma, abbondanti, 3 foglie d'alloro e 2 spicchi d'aglio. Scusate che metto le dita, ma volevo farveli vedere, ok? E un bel bicchierone d'olio. Questo lo mettete in ammollo, lo chiudete e 2 ore. almeno 2 ore. E poi andremo a preparare tutte le altre spezie per condire questa meraviglia. Ci vediamo fra 2 ore. Ci vediamo tra 2 ore. Allora, siamo pronti. Sono passati un paio d'ore per far aromatizzare l'olio con il rosmarino, l'aglio e l'alloro, come ho detto prima. E adesso vi faccio vedere quello che serve. Allora, per questo quantitativo di carne, cioè 5 kg e 150 grammi più o meno, ci serve un etto di sale fino, eccolo qua. Poi abbiamo bisogno di peperoncino di pepe, che io ovviamente metterò tutto perché è pochino. Lo andiamo a mescolare direttamente, andare a prendere un coltello, direttamente con il sale. Facciamo proprio una specie di farcia, no? Ok, ecco qui. Ce la prepariamo. Saranno un paio di cucchiai. Sarà un cucchiaio abbondante. E poi mettiamo anche del peperoncino, anche qui più o meno stessa quantità, un cucchiaio abbondante. Poi mettiamo, questi comprati in farmacia, una bella manciata di semi di finocchio o di anice, va bene uguale, eh? Questa non è la ricetta originale tradizionale, ci cioè mancherebbe altro. Io non so nessuno per farla, quella la fa solo il porchettaro di fiducia, Di Alicia. Riccia, che spettacolo. Questa è la mia ricetta rivisitata, diciamo, va bene? Ok, poi metto una manciata di spezie miste, eccole qui, in questo modo. Queste sono quelle da arrabbiata, no? Il famoso spaghetto all'arrabbiata. E poi qui ho messo prima, oh, l'acqua, ho messo prima il rosmarino a bagno con l'acqua di bicarbonato, perché comunque non si sa mai, no? Chi lo tocca che... Allora, adesso io che cosa farò? Andrò a togliere tutti gli aghi in questo modo, eccoli qua, e li vado a tritare proprio per evitare che comunque rimangano Interi. interi. Sì, esatto. Quindi ci rivediamo qui. Ah, aspetta un attimo, manca anche l'aglio, quindi io andrò a tritare 5 spicchi d'aglio insieme al rosmarino. A La dopo. quantità del rosmarino è a piacere.
Dipende quanto vi piace il rosmarino. Comunque più o meno 7-8 rami vorrei metti, va bene? A fra dopo. poco. Allora, eccoci qua, abbiamo tritato il rosmarino con l'aglio, come vedete non, ovviamente non diventerà mai troppo tritato. E adesso vado a mescolare tutte le spezie insieme. Scusate di nuovo la voce, perdonatemi. Ma questa è una ricetta che mi è stata chiesta da una signora sul canale YouTube. No, è un test che avevamo fatto sulla nostra pagina Esatto. Ah, Facebook. sì, è vero, perdon. E quindi giustamente, tanto comunque volevo farla, e eccomi qua. Allora, questa la lasciamo da parte. Adesso dobbiamo fare il nostro massaggio. Con che cosa? Con quest'olio meraviglioso. Quindi vi dovete sporcare le mani. Massaggiate per bene tutta la ciccia. Ah, ecco perché doveva essere insaporito con rosmarino. Esatto. Bravissimo. Questa la sposto di qua un attimo. Ma proprio cioè non vi dico che lo dovete finire praticamente, ma più o meno. Io preferisco fare così perché magari lo posso sponsorizzare. Se me ne rimane un po'. Anche quest'altra parte, poi adesso massaggiamo. Sì. Allora ci vediamo al massaggio Sì, è fatto. massaggio fatto. Allora, l'abbiamo massaggiato per bene. A questo punto che cosa dobbiamo fare? Lo dobbiamo lasciare così a riposare una mezz'oretta. Io ho tagliato una parte, come vedete, una parte di ciccia, ciccia grasso più che altro, per far sì che si possa, ecco, arrotolare meglio. Poi dopo, tanto quando lo chiudiamo con lo spago che lo tiriamo, viene meglio la parte, diciamo, più tra virgolette a rischio, la mettiamo sotto, anche perché la parte sopra, la cotenna, poi dovrà diventare bella croccante. Bene? Ok. E poi vi faccio vedere in cottura tutte le varie fasi, perché dobbiamo cuocere per un tre quarti d'ora a 220 gradi, poi vi faccio vedere anche come metterlo nel forno e poi le successive ore, perché ci vogliono ore per cuocere questa, dobbiamo abbassare il forno a 160 gradi e dobbiamo calcolare un'ora di cottura per ogni chilo di carne, quindi questi sono circa 5 kg, 5 ore più o meno. Va bene? Allora, adesso la lasciamo riposare una mezz'oretta, ogni tanto gli andiamo a dare un'altra massaggiata con l'olio. E ci rivediamo qua tra una mezz'ora. A A dopo. dopo. Allora, abbiamo aspettato più di mezz'ora. A questo punto, vedete com'è bella condita, condita, Eh sì. condita, condita. Scusate la battutaccia. Allora, mettiamo il mix. Eccolo qui. Spettacolo. Beh, speriamo che venga Io sia la uno porchetta l'ho spettacolo. sempre vista da fuori. Vero? La massaggiamo per bene, in maniera che attacca tutte le sue parti. Sì, che poi quando becchi i pezzetti un pochino più salati, sono uno spettacolo. Beh, sì, beh, questa è buona perché è molto condita, perché sennò sarebbe comunque un'arista semplicissima di maiale e via. Allora, e adesso che cosa dobbiamo fare? Semplicemente dobbiamo legarla, ok? Quindi facciamo in modo che entri bene qui, ecco. Che profumo, ragazzi! Pure io che Sì. sono raffreddata lo sento. Che fai tu? Mettiti dentro. E adesso l'andrò a legare. Ovviamente mi aiuterà il mio assistente, nonché marito amoroso, perché se no non ce la farò mai. Guarda che bello. Allora, come facciamo? Vi faccio vedere intanto, mani lerce, scusate, abbiate pazienza, me le devo lavare, ma intanto me le risporcherò, ma non fa niente. Ce la posso Tu fare. sei sicura che ce la possiamo fare? Perché vedo Che cosa?
il contorno più grande, più piccolo del ripieno. Sì, perché un tronchetto non è la porchetta vera e propria, quindi. Ok, allora, che facciamo? Facciamo passare questo sotto. Oh, ragazzi, io lo faccio a livello amatoriale, non sono una porchettara, quindi. Però ce la mettiamo tutta, giuro. Certo, ne terrò conto quando assaggerò, dai. Grazie, molto gentile. E lego in questo modo. Ok. Ci vediamo Facciamo a tutti. Porchetta Aspetta, Legata. aspetta, 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 amore. Facciamo tutti pezzi in questo modo, eh. Facciamo passare sotto. Ecco. No, volevo far vedere come dobbiamo fare perché sennò. Ecco, così, capito come? Dobbiamo fermarli tutti quanti a questa distanza, alla stessa distanza più o meno, un paio di dita, ok? Ecco qua, e tagliamo. Poi andrò a sistemarli diversamente, va bene? A dopo. A dopo. Guardate tutta legata com'è bella. Molto, molto bella, sì, È devo uno dire. spettacolo. Adesso ci metto qualche grano di sale. È tutta bella condita così, la metto in una teglia con della carta assorbente sotto. Adesso vi faccio vedere velocemente. Scusate il rumore, ragazzi. Mettiamo della carta assorbente sotto, così andrà a perdere tutti i liquidi In eccesso. in eccesso, esattamente. Di 5 kg di carne. Questa penso che andrà qui, lì, su, giù. Tu che dici? Eh? Dici che rimarrà a casa sta Beh, porchetta? Non buona parte sì. E credo. Ma. voilà. Ecco qua. Abbiamo messo il pupo. Adesso la copriamo con la pellicola e lasciamo 8 ore in questo modo qua. Buona, buona, zitta, zitta, ferma, ferma, prima di cuocerla. Quindi ci vediamo A fra 8 ore. domani. Buongiorno a tutti, eccola qui. Adesso togliamo i rametti perché sennò questi andrebbero poi a bruciare in cottura. Sono serviti solamente per dare Sapore. sapore. Ha perso tanto liquido. Tantissimo. È cosa buona? È cosa buona. Ecco qua. Ha preso anche un bel colore. Eh sì, hai sentito che Sì. profumo? Ora andiamo a sollevare il bambino, perché mamma mia, pesa tantissimo. Ecco qua, in questo modo. Togliamo. Mettiamo una gratella, la rimettiamo sopra in questo modo qua. E qui dentro, una volta che l'abbiamo messa nel forno, ci aggiungiamo un po' d'acqua. Intanto vado a rimettere un pochino d'olio sopra. L'olio, vi ricordate, quello che avevo usato per massaggiarla all'inizio, e poi ci metto qualche grano di sale che nel frattempo, come Sì. vedete, si è sciolto. La mettiamo in forno a 230 gradi per una quarantina di minuti. Però che dobbiamo fare prima? Dobbiamo riparare queste due parti qua che sono scoperte dalla cotenna. Vi faccio vedere come. Ah, perché sennò si brucierebbero. Esatto. Con della carta argentata? Con della carta argentata, benissimo. In maniera semplice comunque. Sì, cercando di lasciare più cotenna scoperta possibile. Allora, ripetiamo, adesso in forno
A 230 gradi? 230 gradi per una quarantina di minuti. Poi la tiriamo fuori e vediamo com'è venuta. E vediamo il primo step. Certo. Ok? A dopo. Allora, dopo 45 minuti, questo già è il risultato. Allora, noi adesso ci andiamo a scottare le mani. Togliamo questa carta qua. Eccola qui. Scopriamo anche le due estremità. Che spettacolo! Come vedete, già fatto un pochino di crosticina sopra. Sì, sì. Adesso che cosa dobbiamo fare? Come vi dicevo prima, un'ora per ogni chilo di carne, quindi un'ora praticamente l'ha quasi fatta, e dobbiamo lasciarlo ancora per 4 ore e mezza nel forno a 160 gradi. Gli ultimi 20 minuti lo mettiamo nella parte più alta a ventilato e gli ultimi 5 mettiamo il grill per fare un po' più di crosticina se volete, ma questa già, sentite? Non ce n'è bisogno, secondo me, però ok. Allora, lo riandiamo a mettere nel forno, sempre con l'acqua dentro, che un pochino si è asciugata, quindi adesso ne aggiungerò dell'altra, ma sempre una volta che è nel forno, se no cade di qua e di là. E ci vediamo dopo. E ci vediamo tra 4 ore e mezza più o meno. A dopo. Se per caso non siete sicuri della cottura, fate un'incisione dove volete, anche da qui volendo potete entrare, con il termometro quello per liquidi, e nel cuore della porchetta deve misurare sui 75 gradi. Se misura nei 75 gradi, la porchetta è cotta. Va bene? A dopo. A dopo. Guardate che meraviglia. È pronta. Che spettacolo. Speriamo che sia anche buona oltre che bella. Sì. Tra un po' la dovrò assaggiare perché sentite che crosticina. Continuo. E quindi più tardi la mangeremo e vi dirò com'è. Eh certo. A tra poco. A dopo. Beh, io mi ritengo molto soddisfatta. Porca miseria. Ragazzi, dire. È lei. Lei sì. Ma poi è morbidissima, non è asciutta per niente. È venuta. Mi dispiace che mi sto lodando da sola, però mi è venuta proprio bene. Devo assaggiare, assaggio questo pezzettino qui. Ragazzi, è più buona di quella di Riccia. Addirittura. Mo addirittura. Mamma mia! È saporita, gustosa! No, quello che ho visto al taglio è che la cotenna è croccantissima e che invece la porchetta dentro è bella morbida, che questo che era importante. È ancora un pochino calda, non è fredda fredda del tutto. Quindi può darsi che magari quando si fredda diventa un po' più tostarella, non lo so, però... Sì, ok. Ah, tu parla. Tu parla. Tu basta, non mangia più però. E poi la mangiamo a cena, appunto. Voglio sentire la crosta. Certo. L'hanno sentita tutti la crosta. Ragazzi, è fantastica. Provate a farla e ditemi come vi viene. Ci vediamo alla prossima ricetta. Questa non è la ricetta originale, eh? Assolutamente. È la mia. È okay? Buonissima, è buonissima. Sottolineo. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao.